Se mi segui da tempo, certamente avrai già visto i miei video in cui ti ho spiegato quanto l'abuso di zuccheri semplici sia pericoloso sia per la tua linea che per la tua salute. Gli unici carboidrati che dovremmo introdurre quotidianamente nella nostra alimentazione sono i carboidrati complessi ed integrali, come la pasta integrale, il riso integrale, l'orzo, il farro, l'avena e gli zuccheri semplici dovremmo ridurli il più possibile o addirittura eliminarli. Però, ecco, c'è un però, lo sapevo. C'è sempre un però, porca paletta. Quando uno pensa di aver capito tutto, alla fine salta fuori sempre il però. Eh sì, c'è un però, perché devi sapere che i muscoli funzionano prevalentemente a glucosio. E il glucosio tu lo puoi introdurre direttamente con gli zuccheri semplici, oppure viene elaborato, viene digerito partendo dai carboidrati più complessi, come per esempio la pasta. Quando ti alleni, i muscoli usano come carburante il glucosio, e più ti alleni intensamente, e più il carburante viene utilizzato velocemente. Quali sono quindi i momenti, i casi in cui ha senso introdurre zuccheri semplici? Il primo momento in cui ha senso utilizzare zuccheri semplici è prima di un allenamento molto molto intenso. Sarebbe per esempio controproducente fare un allenamento ad alta intensità alla mattina appena sveglia a digiuno. In quel frangente tu dovresti introdurre 20-30 minuti prima dell'allenamento degli zuccheri semplici sotto forma magari di succo di mela o miele, e poi solo dopo l'allenamento fare la parte solida della colazione, magari dopo la doccia. Il secondo momento in cui è fondamentale introdurre zuccheri semplici è durante un allenamento molto lungo che si protrae oltre alle 2 ore, come può essere una camminata oppure una pedalata. In questo caso l'utilizzo di barrette energetiche o di carboidrati sotto forma liquida o sotto forma di gel sono fondamentali per scongiurare quella che in gergo viene definita la crisi di fame. Il terzo momento riguarda il post allenamento, per ripristinare più velocemente possibile le riserve di glicogeno muscolare ed epatico. Introdurre zuccheri semplici nella mezz'ora immediatamente successiva all'allenamento ti permette di velocizzare il recupero. E questo aspetto è utile unicamente agli atleti e agli agonisti che fanno più di un allenamento nella stessa giornata. Interessante, ma in pratica, in soldoni, come mi devo comportare io che alla fine mi alleno 3-4 volte alla settimana per massimo un'ora? Questa è una bella domanda. Tu l'unica accortezza che devi avere è evitare di allenarti con allenamenti ad alta intensità alla mattina a digiuno. Perché in tutti gli altri casi tu hai zuccheri in circolo grazie alla digestione dei carboidrati che hai introdotto nei 5 pasti distribuiti nell'arco della giornata. Se per esempio alla mattina appena sveglia vuoi fare una passeggiata di un'ora, ma anche una corsa di un'ora, non ci sono problemi. Se invece vuoi fare per esempio uno dei miei allenamenti da 30 minuti ad alta intensità che propongo nei miei videocorsi, ecco, in quel caso tu potresti sentirti debole. Ricordati sempre che più ti alleni intensamente e più velocemente esaurisci le tue riserve energetiche, come d'altronde accade con la tua macchina. Più spingi sull'acceleratore e più consuma.